Allacciate le cinture, primo ciak in città per Ferzan Özpetek, oramai leccese d'adozione e d'abitudine. Sì, perché il regista turco torna nei luoghi magnifici scelti per il film, come Mine Vaganti, che ha portato il Salento alla ribalta nazionale ed internazionale. Oggi della Lecce cinematografica ne parlano giornali come Vanity Fair, che dedica un articolo alla nuova pellicola di Özpetek, e della location, Palazzo Tamborino della famiglia Cezzi, che ha accolto il regista e gli attori mettendo a disposizione un'ala del palazzo conosciuto per i suoi inestimabili affreschi e per il giardino, simbolo della scena finale di Mine Vaganti. Qui oggi si ricomincia, operatori al lavoro dalle prime luci del mattino, attori del calibro di Elena Sofia Ricci, Kasia Smuntak e Francesco Arca tirano l'attenzione di turisti e curiosi in fila per uno scatto. Gli attori non parlano perché gli ordini della produzione sono chiari, nessuna intervista. Strabene. Sei qui per il film, vero? Sì, sì. Qualcosina, qualche indiscrezione? Il proprietario di casa invece ci accoglie per illustrare la location, che vede al primo piano il set cinematografico di Özpetek, e al piano terra invece accoglie una mostra di oggetti di famiglia che raccontano gli usi e costumi degli avi. Le stanze delle meraviglie, il titolo della mostra, che racconta una famiglia ma anche una società e la sua evoluzione. In fondo questi oggetti sì, sono oggetti di famiglia, ma sono anche oggetti storici, no? Voglio dire, la storia di una famiglia e dei suoi oggetti è la storia della comunità in cui la famiglia è vissuta, no? Quindi c'è una storia degli oggetti, gli oggetti della storia, un giochino di parole che potrebbe essere interessante. La location finale di un film molto famoso di Özpetek, che ha deciso di ritornare qui. Sì, sì, Özpetek si è affezionato a noi, alla casa, ma anche un po' anche a noi. E niente, stanno girando, vedeste come hanno ridotto la casa, insomma, per la location. Diciamo ancora è la nostra casa, ma non è vero, finché non se ne andranno non sarà più ancora nostra. Insomma.